Allora, bentornati su Quei Due On Tour, per oggi sono da solo. Oggi vi porterò a fare il giro del Monte Guglielmo, sopra il lago di Iseo, partendo dalla località Zone. Un bellissimo paesino che si trova appunto sopra Marone, che è tra Iseo e Pisogne. Da qui il punto di partenza saremo sugli 800 metri di altezza, ci sposteremo verso il Monte Guglielmo facendo tutto un giro d'anello, arriveremo in cima dove c'è il monumento, sono circa 1200 metri di dislivello, saranno 20-25 km di giro e vi lascerò la cartina come sempre qui in sovraimpressione o qui sotto. Fatemi compagnia in questo giro in solitaria. Allora, qua siamo circa 2 km dalla partenza del parcheggio, qua il bosco è molto fitto, siamo ancora bassi di quota e pian piano niente, stiamo salendo. La strada comunque è sempre dolce, io utilizzo una bici assistita, quindi non faccio testo, ma anche per chi usa le bici muscolari comunque ampiamente fattibile. Sono sempre 1200 metri di dislivello, quindi ecco, organizzatevi con le vostre forze, la vostra capacità. Altro piccolo aggiornamento, qui ci troviamo a circa 3,5 km sempre dal parcheggio e da qui si può vedere una cosa che io adoro tantissimo, che sono le ferrate. Qua c'è la ferrata Corno delle Capre, o ferrata delle Capre, e dietro c'è ferrata Corno del Bene. E questa ferrata delle Capre si sviluppa, vediamo se riesco a farvelo vedere, sulla cresta esterna di questa montagnetta e si arriva in cima. È una ferrata breve, un'ora, l'ho già fatta una volta, è una ferrata di un'ora, molto molto fisica e impegnativa. Non la consiglio come prima ferrata. Ecco, qua c'è l'attacco, la deviazione per la ferrata Corna delle Capre, che si riesce a vedere là. Qua siamo circa a metà dell'ascesa, qua andiamo nell'altro versante della montagna, siamo a Croce di Marone a 1164, no, siamo un po' meno della metà. Qua c'è un bel bar rifugio come prima tappa per salita in compagnia, è l'ideale per farsi un bel birrino, ci starebbe. Adesso noi proseguiamo verso Golem, il Monte Guglielmo. La strada si arrampica su una strada con un fondo asfaltato. Vabbè, c'è un po' di casino perché ci sono le mungitrici. Qui siamo all'alpeggio, siamo sicuramente verso i 1800 di altezza perché non c'è più vegetazione, non ci sono più piante. La classica marmottina che ci fa compagnia. Ultima salitina prima del Guglielmo, il monumento del Monte Guglielmo che si intravede lì dietro, giù a destra il lago di Iseo. Questo è il monumento al Cristo Redentore, qua fu inaugurato da Papa Giovanni Paolo II circa una decina d'anni fa, venne qua, credo, in elicottero. Questo è un punto di arrivo da varie località, si può accedere qui sia di Pisogne che da Zone, anzi da Zone da ben due strade, noi ne abbiamo fatta solo una. C'è tantissima gente che viene qua a allenarsi perché c'è anche una gara che fanno tutti gli anni e
però da qui c'è un panorama pazzesco a 360 gradi sia sul lago di Iseo che sulla valle Val Trompia, dove c'è Lumezzane. In fondo si riesce a vedere anche, non so se si vede, l'Adamello, la punta dell'Adamello, quello è tutto comprensorio dell'Adamello. Lì c'è la Conca Arena, di lì la Presolana e qua c'è il lago di Iseo con Montisola qui sotto. Caffettino, briochino ce la siamo fatta al rifugio e adesso scendiamo a zone facendo l'altro lato. Qua stiamo scendendo da zone e lì sopra, qui proprio qui, si vede Corna di 30 passi, che è una bellissima passeggiata che faremo, vi porterò anche lì e lì addirittura c'è un'altra via ferrata che arriva lì, le faremo entrambi. Con calma le faremo entrambi, sempre qui sul canale Quei Due Un Tour. Mi raccomando, se non siete già iscritti, iscrivetevi al canale, spolliciate, se vi fa piacere lasciatemi un commento, se volete che vi porto qualche altra avventura in Valle Camonica e fuori, e seguiteci, basta. Quei Due Un Tour da solo, ça va sans dire. Ciao! Ultima cosa, scendendo dal Guglielmo, arrivando a zone da questo lato, si passa attraverso il bosco degli gnomi. Si chiama così perché è pieno di strutture a forma di gnomo. E qua ne abbiamo una abbastanza rappresentativa col dito nel naso.